Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale Mastro Titto. Primissimo episodio di Final Fantasy XV. Che abbia inizio la nostra avventura. Si comincia. Difficoltà standard. E vi salto i tutorial perché poi, così come fatto nella demo giapponese, vi spiegherò io cosa fare, come, quando e perché nelle situazioni che si verranno a verificare. Questa è la storia di un re destinato a salvare il mondo. Noctis, Lucis, Caelum. Senza sapere perché o per come ci ritroviamo in questa situazione abbastanza caotica e incredibile in cui affrontiamo una specie di demone di fuoco, noi e altri nostri tre compagni. Ok, veniamo direttamente buttati a terra e in preda alle fiamme ci rotoliamo e ci aiuta Prompto Argentum. Stai giù, lo teniamo occupato noi. Ignis Scientia. Presto, prima che colpisca di nuovo. Arriva Gladolus Amisitia. In piedi. Forza. Indietro nel tempo. Quindi torniamo agli eventi iniziali che hanno poi portato a questa conseguenza che abbiamo appena visto e quindi andiamo a capire come ci siamo arrivati. はい。まあ、王子なんだろうけどさ。予想はしていたが。ビシッとしろよ、ああいう時くらい。ノクティス王子。 何？色々と言い忘れてな。大事な友人たちに迷惑をかけないように。そんなことわざわざ。知っての通り、頼りない息子だが、どうかよろしく頼む。お任せください。必ず無事に王子オルチシエまでお連れします。僕もです。行くぞ。コールが車で待ってんだろ。 ドロット、よろしくな。くれぐれも未来の奥方へ失礼のないようにな。どうぞそちらもニフルハイム帝国様に失礼のないようにな。心配などいるものか。お互い様。いいか、途中で投げ出すことは許されない。投げ出すかよ。すぐに帰れないことだけは 覚悟しておきなさい。そんな簡単に帰らないし、ご安心を。気をつけていくんだぞ。ルシス王家の人間として、このレギスの息子として、常に胸を張れ。 La speranza di un padre. Capitolo 1, la partenza, il viaggio inizio. Noctis, Lucis, Caelum e i suoi tre migliori amici lasciano la capitale Insomnia, diretti ad Altissia, dove si celebreranno le nozze tra il principe e sua grazia Luna Freya, la sciamana di tenebre. E la nostra avventura comincia esattamente fuori le porte
della città di Insomnia, che è anche la capitale del regno di Lucis. E vestiamo i panni del principe Noctis, ovviamente figlio del re Regis, e abbiamo come nostro obiettivo quello di andare nella città di Altissia per incontrare la principessa Luna Freya e convolare con lei a nozze. Però ovviamente per strada rimaniamo senza benzina o comunque con un guasto all'auto e quindi ci toccherà spingere. Forza, l'auto non si spinge da sola. Avanti tutta. Allora ragazzuoli, iniziamo col dare qualche impostazione anche per descrivervi come verrà fuori questa serie, che è abbastanza anomala rispetto ad un classico walkthrough di un qualsiasi titolo che magari dura 5-10 ore. Final Fantasy è qualcosa di immenso ed è qualcosa che rispetto al Day One vi porto con 2-3 giorni d'anticipo. Ovviamente non l'ho mai toccato prima, al di là delle fasi iniziali e magari della demo in giapponese, per cui anche ciò che verrà non lo conosco in maniera molto approfondita. A parte in questo caso cercherò sempre di non parlare sopra gli altri personaggi e laddove anche a voi fa piacere e fatemelo sapere sempre tramite commenti, vi leggo io magari alcune descrizioni e alcuni dialoghi, perché ho preferito lasciare il doppiaggio originale in giapponese che è molto meglio da ascoltare, molto più gradevole, per come la vedo io. Quindi cosa dirvi? Che faremo episodi di diversa durata, che variano magari tra i 15 e i 60 minuti. Vi porterò ovviamente la storia principale come giusto che sia, svilupperò i personaggi come credo sia più opportuno, con eventuali equipaggiamenti ed abilità. Faremo anche alcune cacce secondarie, ci dedicheremo anche alle attività secondarie quali la pesca, gli accampamenti, la cucina e cose così. Giocheremo un pochettino anche al giochino secondario principale di questo Final Fantasy XV che è Justice Monster 5, con un giochino tipo di flipper che poi andremo a vedere. E andremo a completare la maggior parte proprio delle missioni secondarie, quindi delle richieste dei personaggi NPC che vivono in questo mondo insieme a noi. Da qui inizia la nostra bellissima avventura in Final Fantasy XV. Benvenuti. Benissimo, a forza di spingere siamo arrivati ad Hammerhead, che non sarebbe altro che l'officina subito fuori Insomnia. Quindi siamo arrivati dal meccanico. E il personaggio in questione è Cindy. Salve Altezza, congratulazioni per il matrimonio. Per ora è solo un fidanzamento. Il futuro sposo di Sua Grazia Luna Freya, qui ad Hammerhead. Ti prego di scusarci per il ritardo. Risparmiatevi le scuse per il nonno. Quindi tu saresti? Cindy, meccanico provetto e nipote di Sid. Sid, ragazzi, per chi non lo sapesse, è un personaggio che fa parte di tutti i Final Fantasy ed ogni volta cambia entità. Nell'8 era il preside della scuola del Garden di Balamb, nel 7 era un personaggio giocabile, così come magari in altri Final Fantasy poteva essere il cattivo di turno, oppure un personaggio del tutto secondario. Però un Sid c'è sempre, in questo caso è il vecchietto, il meccanico. Hai di strada da fare, ragazzo, e con quella faccia sveglia che ti ritrovi non andrai lontano. Quindi già partono i complimenti a tutto spiano. Ci vorrà un pezzo per sistemarla, portatela dentro e fatevi un giro. Quindi sicuramente dovremo trovare qualcosa col quale passare il tempo nel mentre che la macchina venga riparata. L'avete sentito? Diamoci una mossa. Per di qua. E lei è tutta contenta, noi un po' meno. E ora ci tocca il gioco della pazienza. Non mi è piaciuto, non mi è mai piaciuto. E non ci sei nemmeno portato. Battutine del tutto irrilevanti tra i vari personaggi. E una cosa che non ho fatto, vi chiedo scusa adesso, ma tanto andiamo subito a mettere a posto questa cosina qui, che è l'aprire il menu con il touchpad e tramite l'equipaggiamento spiegarvi anche chi sono questi personaggi. Allora, partiamo col protagonista, Noctis. Siamo noi. Come vedete possiamo portare ben tre armi diverse, la spada ad una mano, spadone a due mani e la lancia.
Qui sotto c'è l'abbigliamento e per fortuna i menu sono finalmente in italiano dopo l'esperienza traumatizzante in giapponese dove non si capiva una mazza. Riusciamo a capirci qualcosa. Questa voce non l'avevo neanche vista nella demo giapponese perché non sapevo ci fosse e sono ovviamente i vestiti. Come vedete potete cambiare il vostro look, ma non è soltanto una questione di estetica, bensì anche di funzionalità. Infatti cambierete anche i parametri. Onestamente preferisco rimanere con gli abbigliamenti base perché danno la precedenza a una maggiore quantità di vita rispetto a un leggerissimo attacco fisico e magico maggiorato. Scusate, ma non avendo molte scorte di mana, di magia comunque sia, o di possibilità di armi magiche, è inutile che potenziamo l'attacco magico, non servirebbe a niente. E quei 3 punti in attacco base non giustificano gli 80 e passa punti di vita che andiamo a perdere, per cui rimaniamo così. Quindi dicevamo Noctis, il nostro personaggio, che poi magari nel corso dell'avventura incentreremo più sull'attacco fisico o magico proprio diretto, un personaggio molto offensivo. Poi abbiamo Gladius, che è la guardia del corpo di Noctis, ma comunque sia questo ragazzone è comunque tra i 3 suoi migliori amici insieme agli altri due, che ha equipaggiato per il momento soltanto lo spadone a 2 mani, ma che in futuro potrà anche equipaggiare altre armi secondarie come lo scudo, ed è del tutto particolare perché ce l'avrà solo lui. L'accessorio va bene, però non abbiamo nulla, e anche lui tra i vestiti ha diverse alternative. Al solito perde della vita per avere più attacco fisico, ma non è importante, oppure ce le sono gli altri completi, però è soltanto una questione estetica. E credo che più avanti nell'avventura avremo anche negozi dove acquistare altri vestiti. Terzo personaggio, importantissimo anche lui, è Ignis, che è una sorta di cuoco, autista, badante, tutore di Noctis, insomma è un po' un tuttofare. È un po' la mamma chioccia che si occupa di lui per tutte le faccende del ragazzo, anche perché il padre, che è re, ha altri pensieri, altre faccende a cui badare. La sua peculiarità sono le doppie lame, quindi 2 pugnali, quindi è molto veloce. Non ha moltissima vita, soprattutto rispetto poi a Gladius, a Gladio che ne ha veramente una marea, una sorta di tank gigante. E però è comunque sia un personaggio molto versatile ed è molto veloce, quindi anche lui ha i suoi vantaggi. Infine abbiamo Prompto, che invece è un personaggio del tutto unico, anche lui a suo modo, perché con la pistola riesce a combattere a distanza, quindi si estranea un po' al combattimento corpo a corpo e sta un pochino più lontano. Oltre alla pistola potrei equipaggiare anche delle armi chiamate dispositivi, che prima o poi troveremo, andremo a vedere. Torno al volo su Ignis per dirvi cosa, che lui può anche utilizzare delle lance. E infatti questa cosa la faremo subito, quindi togliamo il giavellotto a Noctis, perché onestamente non mi piace la lancia con lui, e la andiamo a regalare a Ignis, che la può utilizzare come secondaria. Quindi già questa piccola modifica la facciamo subito al volo. E vi ho raccontato anche chi sono questi quattro ceffi, questi quattro tizi. Primissima cosa, ci allontaniamo un attimo dall'ingresso e andiamo qui dietro. Ehi là, principe, non facciamo in tempo neanche a fare 2 passi che subito Sindy ci chiama. Non siete mai stati da queste parti, vero? Date un'occhiata in giro. Con questa non vi perderete. Mappa del continente per uno. Quindi ci ha dato la mappa dove ci andranno a segnare, andremo a segnare i nostri obiettivi da poter raggiungere. Sulla minimappa in alto a destra è indicato un ristorante, forchetta e coltello. Provate a farci un salto. E infatti è poco sopra. Quindi, prima di salutarvi e concludere questo brevissimo video, anche perché è il primo, ma lo chiameremo probabilmente episodio 0 perché è l'intro, lo considero come tale. Infatti è anche un pochino più corto rispetto a quanto saranno gli altri, proprio per essere un avvio, un approccio base. Ci prendiamo questa moneta antica. Con L3 possiamo scattare e vi spiego già un piccolo trucco che non so se il gioco dice, se è un difetto, un bug, un glitch, non lo so, ma se noi andiamo a schiacciare L3 poco prima che il vigore finisca, lo ricarichiamo istantaneamente, quindi vediamo che Noctis fa uno scatto, c'è una sorta di spettro verde e lui riparte subito a pieno vigore. Non so dirvi perché o per come, ma ho trovato questa cosa semplicemente giocando, così è istinto. Ripremo L3, boom, e riscatti in avanti. Così che possiamo scattare all'infinito. Questi qua sono gli oggettini che andiamo a raccogliere, medaglia commemorativa. E andiamo al ristorantino. Oh, qui si pappa la nostra bella tavola calda e parliamo con il cuoco barra commesso. Benvenuti. È sempre importantissimo fermarsi nei vari punti di ristoro per parlare con il proprietario della locanda, del fast food, tavola calda, chiamatela come volete. Perché con le informazioni lui ci andrà ad aggiornare la nostra mappa di gioco. Infatti, vedete per ora.
siamo in questa piccola parte del continente e ci va a dare gli accampamenti, che poi vedremo cosa sono e come funzionano nel prossimo video. Ci aggiungerà anche i parcheggi, cioè le aree di sosta con l'auto, quando l'avremo riparata, poi vedremo quando, come e perché. E inoltre ci darà altre località che possiamo visitare e soprattutto l'area di raccolta segnata sulla mappa, che si differenziano in risorse e in tesori. I tesori sono le cassettine rettangolari, le risorse sono quella specie di fogliolina di piantina, sempre in giallo. L'altra voce è il menu, perché ovviamente siamo in una tavola calda per cui si mangia ed abbiamo delle ricette uniche che il locandiere ci propone e che poi Ignis, avendo un'abilità secondaria, quale la cucina, può prendere appunti per delle ricette uniche. Poi andiamo a vedere anche gli altri che abilità hanno e possiamo scegliere tra il chili con carne o la jambalaya, ma non abbiamo soldi per cui per ora ce le dimentichiamo. Ultima voce sono i ricercati. E vi leggo: nei punti di ristoro puoi consultare la bacheca dei ricercati, dove si richiede di eliminare belve feroci che causano problemi nei dintorni. Una volta accettata una battuta di caccia, raggiungi il luogo indicato sulla mappa, abbatti i bersagli e poi vai in un punto di ristoro qualsiasi per comunicare il successo e riscuotere la taglia. Praticamente è proprio la caccia al nemico, quindi vai sul posto, uccidi, torni indietro e riscuoti la taglia. L'associazione venatoria Meldasio attribuisce ai suoi cacciatori un rango che ne rispecchia i successi sul campo. Puoi ottenere una promozione quando raccogli un numero appropriato di stellette, completando le cacce ai ricercati. Un rango più elevato ispirerà fiducia nei ristoratori, che ti affideranno missioni più complesse ma dalle taglie più appetitose. Quindi semplicemente ogni taglia avrà come ricompensa, come vedete, i soldi, cioè la moneta corrente Guil, la ricompensa dell'oggetto, nel primo caso il Gran Elisir. E in più abbiamo dei riferimenti al tipo di mostro, la quantità di mostri da combattere, tipo nella caccia di livello 2. Criniere famelica, dobbiamo sconfiggere 7 smilodonte, le abbiamo anche la figura del wanted e del ricercato, un po' tipo saloon film western. Il luogo dove trovarli, ma tanto sulla mappa sarà comunque segnalato. E per avvistamenti sempre si intende se il mostro c'è solo di giorno, solo di notte o in qualsiasi orario, e in questo caso c'è sempre. Ci andiamo a prendere anche la missione, l'accettiamo. A buon rendere, e vedete come in alto a destra c'era il rango con 0 di 5, cioè questa caccia vale anche una stelletta, c'era scritto nella descrizione. Arrivando poi a 5, completandone 5 da una, otterremo il rango 2 e quindi altre missioni ancora più impegnative. E via via crescendo. Ok, quindi ci sono tantissime cose da dire, ragazzi, qui all'inizio, ma da fare comunque abbastanza poco, perché appunto muoviamo i nostri primissimi passi in questa magnifica avventura, in un gioco che a dir bello non è dire niente, cioè non è neanche lontanamente il complimento che merita. Di missione principale, il principe povero, dobbiamo andare a parlare con Cindy. Però preferiamo scegliere tra le missioni quest'altra qui della caccia. Nel frattempo teniamo ferma questa qui. Ultimissima cosa prima di salutarvi, infatti vedete come adesso abbiamo disponibile anche sul menu la mappa, dal quale poi potremo interagire in varie maniere. Le missioni che si differenziano in principali, cacce e secondarie: le principali sono in arancione, le cacce in giallo, le secondarie saranno in azzurro. L'equipaggiamento l'abbiamo visto, l'abilità sarà un casino, ve lo spiego poi, che è tantissima roba da dire. Per i talenti si intendeva la secondaria, e qui vi avevo accennato che Ignis può cucinare, infatti vedete cucina, prompto scatta delle foto, commentano anche l'affinità tra i compagni, e poi con altre abilità dalla lista vedremo anche quanto è utile la foto, che sembra una cosa stupida ma è molto importante. L'esplorazione di Gladio, ovvero gli accampamenti all'esterno, lui ha questa capacità di praticamente creare delle tende in alcuni punti per il ristoro, per farci riposare e passare anche la notte, mentre Noctis, cioè il nostro alter ego, si concentra sulla pesca. Quindi avremo modo anche di sviluppare queste abilità, che sono comunque divertenti, sono utili e sono ovviamente anche una bella no novità nelle serie Final Fantasy e nei vari giochi, rendono il titolo anche un pochino più vario e più frizzante in un certo senso, e via, passatemi il termine. Benissimo ragazzi, quindi per questo episodio intro è tutto. Io vi ringrazio per il tempo che mi avete dedicato, nel frattempo che Prompto mi stappa un orecchio gridandomi nell'auricolare, così in questa maniera, lo odio profondamente. E spero di esservi stati d'aiuto e di avervi insomma regalato anche in anticipo un piccolo frammento di Final Fantasy, di quello che comunque sia potremmo avere tutti quanti dal 29 di novembre, che è il Day One. Quindi grazie ancora a tutti, al prossimo video. Ciao!